Un siparietto divertente tra Benedetta e suo marito Marco, che seguiamo quotidianamente. Lei adora le piante e ne sta accarezzando una, spiegando a suo marito che le piante sono esseri viventi e accarezzarle le fa stare bene e crescere in salute. Infatti, la piantina che ha in braccio e a cui sta delicatamente toccando le foglioline, a suo dire, ha messo tante foglie nuove da quando appunto lei le fa queste attenzioni. Inutile dire che Marco ride e la tratta come una matta. Eppure Benedetta ha ragione. Vi è mai capitato di vedere una pianta morire da un giorno all'altro? A me sì. L'aveva toccata una persona il giorno prima. Sarà stato un caso, ma ancora oggi gli diciamo che è responsabile, che l'ha uccisa. Comunque, le piante assorbono le positività o le negatività che le circondano e dunque facciamogli sentire la nostra attenzione. Sicuramente ne avremo risultati. Ok ragazzi, siamo al patologico. No, Dicevi, mi scusa, stai no, dimmi, dicendo dimmi, che da quando faccio le coccole alla mia pianta, l'amaranta, stai mettendo un sacco di foglioline dimmi. nuove. Perché gli fai le coccole? Sì, secondo me sei stata più considerata e più stimolata a fare Comunque tu coccole. stai bene, vero? Non c'è problemi. Tutto tranquillo. Fa le coccole all'amaranta. Aspetta, c'è pure l'aneddoto, c'è pure Sì, non l'aneddoto. c'è Dai, che vai, vai, cose. racconta, racconta. Però, cioè, questa era tutta gialla, era Ok. mezza tutta. Da quando ho iniziato a coccolarla un pochettino di più, è ripartita perché mi era successo un po' d'anni fa quando stavo da mamma. C'avevo una pianta come questa, proprio l'amaranda, e tutte le sere mi mettevo lì un pochettino e gli accarezzavo le foglie, e questa pianta proprio è cresciuta in modo rigoglioso. Quando sono andata all'università e l'ho lasciata da mamma, non ci ha perso più tempo, si è seccata. Quindi, secondo me, sta cosa deve un attimo deve. Non ci credi? No, no, non ho detto niente. Stai a guardare come se fossi pazza? No, figurati, chi lo pensa? Stavo a parlare con Tommy, no? Il mio amico immaginario. Scusa, posso parlare con il mio amico immaginario? Scusa, tu carezzi le piante e io non posso parlare con Tommy? Il mio Questo amico. la vedono tutti, torni che immaginario Tommy, che faccio guarda, io. vedi, lei che. Funziona questa Sì, cosa. Tommy, funziona. Nel mio nuovo libro c'è pure un capitolo sulle Si piante. pensa un po'. Cerca di fare pubblicità.